allora, ti ho beccato, no, perché eravamo rimasti con te, no, Luca. Perché io prima voglio vedere, far vedere sta cosa. Noi volevo aprire una parentesi su San Siro. Ma no, dobbiamo fammela andare a vedere, dai. C'è troppa carne. Troppa carne. Però c'è un Luca Serafini di quel Milan Medellin che abbiamo visto l'ultima volta in questa foto, lo vedete qua. Eccolo qua. Dammelo qua. Bellissimo, bellissima. Volevo iniziare così, ho cambiato la scaletta. Tac. Guarda Luca, tac, prima di o dopo, prima o dopo andare dietro la porta? Dopo, questa qua. Dopo, dai. Prima il dovere, poi il piacere. Milan Medellin, questa qua è prima della partita. Ah, prima? Sì. Ah, facevi le foto così? No, no, sono tutte prima. Beh, noi stavamo 15 giorni là, okay. Perché devi abituarti al fuso, eccetera. Guarda, per esempio, qui, Yassen, la conferenza stampa, una delle conferenze stampa prima della partita, i giornalisti, te li conto, questo è lo storico Gheddafi, sono due tifosi, c'è Giampaolo Ormezzano, Bovolenta, Pallavicini, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 giornalisti, la Coppa Intercontinentale. Io credo che fu uno degli eventi Mediaset in esclusiva, quindi infatti sì, perché andava in onda alle 4 del mattino e non c'era Rai, quindi una televisione. Beh, capito che mondo era? Siamo solo nel 90. Eh sì, è cioè tutto 32 così veloce. Anni fa. Sì, sì. C'era Sacchi seduto in mezzo che chiacchieravano, c'erano sì, microfoni, tipo lui fa la al bar, dai, tipo sì, al bar. Sì, tipo al bar, tipo al bar. Infatti c'erano i caffè, l'acqua. Sì, vabbè, e Sacchi in mezzo a tutto, no, dico, sì, 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 era informale. Vabbè, lì era l'hall dell'albergo, non è che ci esatto, fosse... no, beh, dico, poi pensi... appunto stando lì per l'intercontinentale 15 giorni a Tokyo, forse una settimana, 10 giorni, 15 giorni dopo quando è cominciato il mondiale, però stavi tanti giorni là e quindi dovevi trovare dei momenti anche per chiacchierare in maniera informale, c'erano tante ore per scrivere, perché quando era mezzogiorno in Italia alle 8 di sera, quindi tu potevi fare le cose con calma. Ti racconto un aneddoto vincente. Quando adesso? Nel 1989, quando il Milan va a Tokyo per la prima volta, soffrono tutti del fuso orario. Nessuno sta in piedi, questo è un altro motivo per cui quella partita non è una bella partita, perché anche loro da Medellin hanno lo stesso problema, no? Sono tutti sbarellati per il fuso orario, gente che girava di notte per l'albergo, giocatori che non stavano più in piedi. Allora Paolo Taveggia l'anno dopo, quando il Milan torna a Tokyo per un'altra intercontinentale, fa questa cosa. Paolo Maldini può essere buon testimone. No, guarda allora cosa ti metto sotto, guarda qua. In viaggio con i più forti del e mondo. Intanto che ne parli, Tokyo. Abbiamo anche la macchia. Questa è una firma Luca Serafini, mi sa. Tac, tac, tac. Dicevi, adesso il viaggio, lo abbiamo le foto, calma. Eccole qua. Giovedì 14 dicembre, tutte... Ah, questa però siamo sempre in 89. Guarda che foto pazzesche. Van Basten seduto sulla statua, Evani, Tassotti. Siamo riusciti a far mettere a Costa Curti e a Maldini la fascia col sole nascente in testa, come i samurai, c'era Pazzagli. Vabbè, insomma, Pataveggia, Sudini, Rijkaard. Questo era... il secondo anno Taveggia cosa fa? Dice, sì sì, questo è il primo, sono le 14.23 di domenica 17 dicembre 89, 6.23 del mattino a Milano. L'Italia rosso nella parte va. Taveggia dice, facciamo una cosa, stasera il Milan giocava a San Siro in campionato, per me. Nessuno vada a dormire, nessuno. Cena, tutti all'Hollywood. Chi vuole, se no che se ne vuole, sta caldo, i ragazzi erano i più giovani, vennero all'Hollywood, alle 3, alle 4 del mattino tutti a casa, sobri, fatti valigie, perché l'aereo era alle 9 della mattina da Milano Linate a Parigi, poi a Parigi a mezzogiorno andavi a Tokyo, erano 12 ore. Che cosa è successo? Che arrivando completamente insonni a Linate, tu parti, poi il trasferimento, quando sali sull'aereo a Parigi a mezzogiorno sei in coma totale, dormi 7-8 ore, quando arrivi a Tokyo è mezzogiorno, quindi hai dormito la tua notte, hai capito? Sì, infatti sì. 3-0 all'Olimpia Assunzione, e tutti che dormivano perfettamente, non le pillole per dormire, questo e quell'altro. Credo che Rudy Tavana non sapesse di questa cosa, chissà, e credo sicuro che non lo sapesse neanche Sacchi. Adesso dopo 32 anni lo posso dire, del Milan non andò a dormire nessuno, io lo facevo d'abitudine, i giocatori no, la mattina... Ma è andata bene, un altro aneddoto che ha portato bene. Sì. Vabbè, torniamo a noi, perché io
avevamo lasciato l'ultimo appuntamento sull'elicottero di Berlusconi. Sì. L'elicottero di Berlusconi, dopo quell'incontro, lui parla di stare con i posti numerati, eccetera. Qui non c'era ancora il terzo anello, si parla dello stadio degli anni 90, dello stadio per i mondiali del 90 di San Siro, ma tu guarda che cosa fantastica. Avevamo fatto lo studio che si chiamava Studio Diagonale di Milano, aveva fatto la sezione dello stadio e facevamo vedere com'era Tribuna Verde nel progetto di avere tutti i posti numerati. Vedi che non c'erano gli sgabelli da nessuna parte qua, forse in tribuna d'onore, no? C'era addirittura il settore già dedicato ai disabili, cioè Tribuna Verde eccetera. Poi sarebbe nato il terzo anello e poi sarebbe stato tutto numerato con i posti, la capienza eccetera, è diventato qui c'è la sezione dentro degli spogliatoi, dei bagni, dopo sarebbero diventati gli skybox, no? Per la televisione c'era già anche c'erano dei punti di ristoro. C'era la mensa forse, mi pare. La mensa e i punti di ristoro, sì, poi sarebbero diventati gli skybox. No, poco dopo c'avevi l'elicottero, ma che bello, avevamo delle belle l'elicottero, sì. Guarda, ti ho trovato in spiaggia Bonetti e Paolo Rossi in costume. Nel frattempo c'erano gli elicotteri e... Te li trovo io, Lucone? No, fa niente. Sei avanti, mi sa. Avanti, lo cerchiamo. Nel frattempo, sai cosa vi faccio vedere io? L'intervista a Tassotti su Lidl, prima partita di Fabio Capello. Chiedono a Tassotti di Lidl, alla prima di Capello. Perché? Perché a un certo punto... Calma, la vediamo. No, ma diciamo perché era subentrato prima, Capello, sì. Berlusconi non esonera Lidl, lo promuove, ho usato un eufemismo, uno degli ultimi appuntamenti con te... Lo promuove il direttore tecnico, ma promuove anche Capello allenatore, in modo tale che non c'era esonero. E quindi Capello diventa allenatore. Capello arriva dalla primavera del Milan. Quando si cambia allenatore c'è subito una svolta, la determinazione cresce e speriamo che duri, perché la prima settimana è molto più facile, poi nel proseguo diventa sempre più difficile. Ma vi siete dimenticati del maestro? No, assolutamente, noi ci ricordiamo tutti con affetto e io specialmente lo ricordo veramente come un maestro. Per me è stato Lido, ma ha fatto molto. È stato importante per tutti, dicevi, per i giovani, sì, e perché Tassotti. Perché ogni maestro è un aggettivo inflazionato. All'epoca insegnava calcio, non perché ha insegnato la zona, si passava dalla marcatura uomo che oggi sta tornando alla zona, ma soprattutto continuava a curare il fondamentale. È sempre bello rivedere queste immagini, Galderi, ecco Fabio Capello con Lidl, che non aveva ragione Maurizio Mosca e il grande Silvano Ramaccioni. Azzeccava poco con la filosofia rivoluzionaria, ecco Picchio De Sisti che era l'allenatore della Fiorentina, Giancarlo era stato alla bandiera della Fiorentina, direttore tecnico va in tribuna, allenatore va in panchina, quella stagione si conclude con lo spareggio UEFA con la Sampdoria in campo dopo al Comunale di Torino e l'Italia, il mio magari, il Milan va in Europa per la prima volta. Va però era bello vedere anche su carta come avevate raccontato. Insomma, guarda, questa qua a te piacciono tanto. Guarda che c'è Boldi, è Boldi? Berlusconi. Come? È Boldi, Massimo Boldi. Sì, è Massimo Boldi. C'è la fotografia qui dell'arena con tutti i tifosi che aspettano l'elicottero con la squadra che arriva e qui ancora non pioveva, però vedi che si aprono degli ombrelli. Vabbè, tutta la squadra, c'è Wilkins, Bonetti, Maldini, Nucciari, Massaro, Evani, Di Bartolomei, Bonanima e Filippo Galli. Qui c'è Baresi che taglia la torta con Berlusconi, c'è Massimo Boldi che è riconosciuto, tu Galderisi, Paolo Maldini che sbuca, Lupo Lorenzini che c'è sempre, ti ricordi il mio condivisore di fidanzate, e poi c'è Carotti, Cimino, ci sono altri giocatori. La festa di Arcore, quando la squadra se ne va via, ci fu quella cosa che ti avevo detto, si ferma Berlusconi e racconta di tutti i suoi progetti. Noi, bello poi capire il rapporto Lidl-Capello, ce l'hai già un po' accennato e abbiamo sentito anche l'importanza di Lidl, come ci hai detto tu, verso i giovani nel racconto attraverso le pagine di Forza Milan. Conferenza stampa a Milanello di Galliani per spiegare che non è stato esonerato Lidl ed è in piedi davanti al camino, sono seduti davanti al caminetto, sono davanti ai giornalisti e Galliani dice: ma noi non vogliamo eliminarlo, noi non vogliamo, vogliamo che rimanga con noi, vogliamo fare mister, mi dia una mano lei, e Lidl si gira e gli fa così.
E a proposito di mano, abbiamo anche un contributo straordinario, una macchia, perché i servizi erano sempre molto anche curiosi, no? Di una volta. E allora abbiamo ripescato questo servizio, tra l'altro tratto da Forza Milan, sulla lettura della mano dei due allenatori, si andava un po' a capire queste cose. Sono servizi nostalgici che però... Perché sai, come ti ripeto, eravamo il figlio minore di TV Sorrisi e Canzoni che lavorava di queste cose, faceva, leggeva le mani degli artisti, dei cantanti, degli attori, dei registi, e quindi Gervesini le trasferiva anche a noi, no? Era un gioco come sempre. Cioè, e quindi la Rai si ispirava tanto alla Rai e a Fininvest, a Forza Milan, perché c'erano tante cose che erano soltanto nostre. Noi eravamo all'epoca quello che oggi è Milan TV, no? L'House Organ, però con una penetrazione ancora più intima, ancora più incisiva nei giocatori, nelle famiglie, nelle case, c'erano queste cose, dovevi fargliele mettere le mani così, se tu vai a Nobilini, a Milanello, ti fanno vedere la mano, no, dopo gli dici devo farla vedere un chiromante, subentra la privacy, così. Ma adesso non perché il Milan, ma è un'epoca molto molto più easy per certe cose, più complicata per altre. Però c'è un interspazio da raccontare, ci siamo appuntati, un Milan spazio da raccontare, Capello a pranzo con Luca Serafini, e qua c'è il profumo di aneddoto. Ma ce l'hai qua? No, ho scritto questa cosa, me la devi dire tu. Sì, no. Beh, lui veniva spesso, lui, perché a un certo punto, dopo che allena il Milan in quei pochi mesi, lo porta in Europa, poi arriva Arrigo Sacchi. Allora Fabio non fa più l'allenatore, Berlusconi vuole che si occupi della nascitura polisportiva. Allora siamo troppo avanti. No. Siamo giusti? No, non siamo troppo siamo avanti. Giusti. Anzi no, sono appena arrivato a Forza Milan, lui si occuperà dell'hockey, della pallavolo, del rugby, eccetera. Che cosa succede? Che fra un impegno e l'altro ha un po' di tempo libero e viene spesso a pranzo in Via Larga a Milano tra San Babila e Piazza Fontana, dove c'è la sede di Tirusso di Scanzoni, e viene a pranzo con me, con Vittorio Mentana, che all'epoca era Sorrisi, e chiacchieriamo, parla di calcio, quindi è nato un rapporto al di là, insomma, di quello poi diventato allenatore del Milan, figurati che rapporto è rimasto con lui, che è nato proprio, veniva in redazione, mi ricordo che mi fece una testa così di Laurent Blanc quando il Napoli comprò Blanc, disse il più grande straniero che è venuto qui perché il Napoli aveva sostituito Ruud Krol, che è l'olandese, e poi altri, parlava dei giocatori, di come voleva impostare lui le squadre, eccetera eccetera, e quindi era nato, ecco i pranzi, che cosa voleva dire, no, perché volevo... Via Turati al Via Larga veniva a piedi, lui eravamo vicinissimi. Volevo capire se tu questo articolo, perché l'abbiamo visto in video con le mani, però sfogliamolo, guardalo qua, l'ho trovato. Allora, colpo di fortuna, vedi che facciamo la foto con la mano così, l'arte della lettura della mano, vediamo intanto chi era lei, la linea della vita eccetera, chi ha fatto questo, cioè chi era la chiromante, non so come si chiama, sono cose che di Bartolometta, adesso no, non l'ho fatto, sono curiose, no? Perché dici ma cos'è invece, non è firmato, no, questo secondo me era un redazionale fatto, cioè dalla redazione, non redazione come si intende, ma fatto l'anno appena per lo scopo zodiacale. Comunque stavano dicendo che poi si arriva allo spareggio, perché prima di vedere il servizio, ed è un servizio completo, quindi col giornalista che racconta le interviste dopo, molto carino, il Milan in quella stagione, brevemente per raccontarla a casa, il Milan arriva allo spareggio decisivo per andare in UEFA con la Sampdoria. Sì, perché all'epoca il regolamento prevedeva che per il minuto non c'erano scontri diretti, differenza rete, adesso non so, però insomma c'era soltanto la Coppa dei Campioni, la Coppa delle Coppe e la Coppa UEFA, e ci andavano la prima, la seconda e la terza, salvo errori ed omissioni. Erano gli ultimi anni quelle manifestazioni, Coppa Campioni, Coppa delle Coppe e Coppa UEFA, quindi la terza che arrivava, la quale doveva fare lo spareggio se arrivavano a pari punti, dovevano essere in campo neutro, una partita secca, ed ecco lo spareggio. All'epoca c'erano 16 squadre in Serie A, non sarà mai troppo tardi quando rivedremo la Serie A, 16 squadre, questo è anche uno dei motivi per cui la qualità si abbassa, una volta parlavamo del settore giovanile, c'è questo famoso Milan-Sampdoria, è una
una Sampdoria in nascitura che diventerà un antagonista di Milan per lo scudetto negli anni successivi, poi lo vincerà lo scudetto, e c'è questo Milan-Sampdoria che viene risolto ai supplementari, il famoso Massaro 108 che porta il Milan in Europa. E quella è una pietra miliare del Milan di Berlusconi, perché entrare in Europa dà già una dimensione di un certo tipo a quel Milan, che poi la Coppa UEFA non la fa bene il primo anno perché non va molto bene, però già Berlusconi piace l'idea di entrare in Europa, ed è una svolta, e l'allenatore di quello spareggio è Fabio Capello. Vediamo allora questa pietra miliare Milan-Sampdoria. Bonetti, Baresi, Filippo Galli e Maldini, Cannoncelli, Di Bartolomei, Donadoni, Massaro e Virgo. Ecco, avviciniamo Boskov. Boskov, buongiorno. La formazione Capello ha messo Cannoncelli alla destra. Penalizza, costretti forse ad attaccare subito. Va bene, questo è vero, però io penso anche quando molta gente dice che Sampdoria è favorito, può essere svantaggio nostro. Grazie, allora Bruno Pittil, ti lascerai la linea e la riprenderai alla fine del primo tempo della telecronaca. Grazie Costa, grazie Boskov, l'uomo innamorato del calcio. La sua Sampdoria aveva cominciato piuttosto male il campionato, poi via via ha trovato i giusti equilibri e con un splendido finale di stagione è riuscita a riacciuffare il Milan con il... che è in fase di recupero. Buongiorno Massaro e la Rai. È dura, fa caldo oppure si avverte le fatiche di una stagione lunga? Ma entrambi, perché giocare una partita così importante, sapere qual è il traguardo è molto difficile. Poi oggi è una giornata molto calda, molto difficile giocare. Questa è una lotteria con molti milioni in palio. Ma i milioni sono una cosa relativa. L'importante è entrare in zona UEFA. Purtroppo una squadra deve stare fuori. Siamo arrivati tutti e due a pari punti, meriteremo tutti e due la zona UEFA, purtroppo però una deve uscire, e se non si risolverà nei tempi supplementari poi ci sarà la lotteria dei calci di rigore e lì non si sa mai come va. Preferite chiuderla ai supplementari o ai calci di rigore? Intanto l'arbitro ha chiamato. Ma preferirei vincerla ai tempi supplementari. Dei protagonisti secondo i quali le condizioni ambientali hanno finito per tagliare letteralmente le gambe ai giocatori. Maldini intanto ha una buona invenzione per Tassotti che converge, effetto il traversone, il contropiede vincente di Massaro. Massaro porta il vantaggio in Milan al 12° del primo tempo. Fischia l'Avese, il Milan è in Europa. A te Costa. Luca, da dove vuoi partire? Parto naturalmente da Franco Costa, perché entra accompagnando voce di Bosco che gli parla, va a intervistare un giocatore tra i 90 minuti e i supplementari, gli ha portato una fortuna pazzesca perché poi Massaro segna il gol decisivo. Pensa quanto contava la Coppa UEFA, che oggi non c'è più, non è certamente la Conference League e per certi versi non è neanche l'Europa League, perché c'erano le terze di tutto il campionato, le terze, quindi era una competizione molto complicata, le seconde perché la Coppa delle Coppe era riservata a chi vinceva la Coppa Italia, erano competizioni dure, competizioni di eliminazione diretta, avevano un grande profumo d'Europa.
il calendario era più scandito, quindi entrare in Europa è visto che festa. E per quel Milan era un momento fondamentale. Io mi ricordo negli spogliatoi alla fine della partita, non so quanto, credo che ci siamo rimasti due ore fra le fotografie, le cose, le interviste. Siamo tornati a Milano a notte, perché il pomeriggio era stato molto lungo. Guarda qui che intuizione di Maldini per Tassotti, guarda il cross del Tasso in corsa. Daniele è stato fantastico poi anche nel periodo di Sacchi, perché il soprannome fu Provvidenza, era quello dei gol impossibili, nelle partite impossibili, in momenti difficili, e ha sempre avuto questa caratteristica. Quella non fu, come al solito, come spesso accade, una gran bella partita, era molto tesa, c'era molta emozione, ma è stata sicuramente la partita della partenza del Milan di Berlusconi e di quelli che furono i 30 anni più importanti, insomma, della storia del Milan. Per tornare con i piedi sulla carta, abbiamo ritrovato la prima intervista di Capello a casa sua. Fabio Capello, sopra 5 settimane e mezzo, titolava chi? Magari no, tu... No. A casa sua, la prima intervista dell'allenatore del Milan. Sì, Angelo Pinasi, il mio collega del giorno, eccetera, che gli parla appunto di questa esperienza, sai... Fabio era un po' in imbarazzo, perché comunque l'idolo era l'icona, quindi subentrargli in quella maniera lì durante l'anno, però d'altronde lui inseguiva quel tipo di carriera. Poi si è dato con grande disponibilità quella di dirigente della Polisportiva, per poi tornare sulla panchina, e che carriera poi ha fatto. Ma in quel momento bisogna pensare che si arrivava dal Milan di Lido, che era stato giocatore, è stato allenatore in tante occasioni, prima negli anni 60, poi con lo scudetto della Stella, poi quindi era tanta roba Lido per il Milan, e il suo ritorno in un momento di depressione per la terza volta sulla panchina aveva suscitato grande entusiasmo. Lui ha fatto queste 5 settimane e mezzo, che riprendevano il famoso film con Kim Basinger e Mickey Rourke, che era 9 settimane e mezzo, era in quel periodo lì. Ma il Capello è sempre stato un po', tra virgolette, non spigoloso, però un uomo, insomma, tutto d'un pezzo, no? Anche un allenatore. Friulano? Anche al primo, le primi giorni sì, era così. Ma non così, no? Poi, no. Diceva Germano Bovoletta della Gazzetta dello Sport: è più malleabile quando perde. Lui, quando vinceva, era insopportabile. No, perché era presuntuoso, era aggressivo. Quando perdeva era più malleabile. Ma io ho di lui un rapporto. Lui mi diede un'intervista da commissario tecnico dell'Inghilterra senza avere l'autorizzazione della federazione. Io avevo la promessa che io non la mandavo in onda fino a quando non avessi avuto la liberatoria, però intanto me la concesse. Tanto per dirti che rapporto è. E poi mi ricordo che venne, era già opinionista, osservatore, CT, non so cosa stesse facendo in quel periodo. Noi andammo a Lisbona per una partita e poi andammo a cena con Pierluigi Pardo e Alessandro Alciato, noi tre. E venne anche Fabio Capello con noi quattro. Te la racconto perché ha due aspetti fondamentali. Perché quando arrivò il conto, Fabio, che ormai non vedevo più spesso, ovviamente, sto parlandoti degli anni 90 o forse nei primi anni 2000, disse: no, per Luca pago io perché siamo amici, lui è un amico mio, eccetera. Invece dice: guarda che io sono a rimborso spese, no, pago, ti offro io la cena, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, è nato quel giorno lì e quelle settimane lì. Allora, chiudiamo questo appuntamento. Dopo sai i come? Pranzi in Corso Europa. Dimmi. Sai come? Con il Forza Milan di quella partita. Io rimango affascinato dal contesto, cioè dai tifosi, dall'atmosfera, dai numeri cuciti sulle maglie. Certo. E sì. Poi ci sono anche le dichiarazioni dei giornalisti a un capolavoro di Capello, oltre all'immancabile fotosequenza del gol, perché ovviamente... Certo. E alle vignette, tanto... Che da piccolo ho sempre guardato con grande ammirazione, no? Con grande fantasia, con grandi occhi sognanti. Allora, dunque... Questa è la partita prima. Così, no, ti rimetto a posto però. Sì. La prima andava in Coppa dei Campioni. Poi c'era una che andava in Coppa delle Coppe, che era quella che vinceva. Quindi erano terza l'Inter, quarto Verona, quinti Sampdoria e Milan, era l'ultimo posto libero. Quindi 3 o 4 andavano in UEFA, questo non è importante. Però l'ultimo posto utile per andare in Coppa UEFA, no? Ecco perché contava così tanto. E questa è la fotocronaca, il 9 luglio il sorteggio era già importante. Le dichiarazioni di Virdis, Maldini, Baresi, Capello e Mazzaro.
che cosa hanno scritto Corriere dello Sport, Ezio De Cesari, Mario Sconcerti, Piero Dardanello, Tutto Sport. Quindi ecco perché ti dico, c'erano proprio le grandi firme a seguire questi. E poi questi per chiudere no, perché poi Capello torna sempre, no? Però hai citato prima il Mediolanum, la Medionanum. Sì, la polisportiva. La polisportiva. Allora abbiamo delle foto perché sempre qualche ragazzo giovane, ovviamente non sa di cosa stiamo parlando, mentre scorrono le foto. Lui aveva fatto, c'era stato a fine anni 70, un dirigente del Milan che si chiamava Lo Verde, che era diventato il presidente del Gonzaga Milano, prima e unica e ultima squadra in Serie A proveniente da una scuola. La squadra era dell'Istituto Gonzaga di Milano, è stata la prima e unica e ultima scuola a arrivare in Serie A. Da quell'idea della pallavolo milanese si estese poi all'hockey e al rugby, e che c'erano già, no? I diavoli di Milano di hockey e rugby. E Berlusconi fondò la polisportiva, che fu affidata come gestione generale a Fabio Capello, come supervisione e come organizzazione. È una cosa che è durata un po' di anni, ha avuto successo, è stata sicuramente utile allo sviluppo, ma in Italia purtroppo il calcio è talmente invasivo che poi le altre discipline sono sempre marginali. Fu un po' un'innovazione, se penso al Barcellona, al Bayern, come sempre, quelle... sì, perché avevano le squadre della pallacanestro che si chiamano in quella maniera lì. E il primo fu proprio il Gonzaga, nella fine degli anni 70 si chiamò Milan Gonzaga ed era in tutto e per tutto, cambiò le divise da giallorosse che erano della scuola, divennero rossonere. E divenne in tutto e per tutto una squadra di proprietà del Milan, la squadra di pallavolo in Serie A. Sì, sì, te l'ho detto, da quando è nato Forza Milan negli anni 60 alla pallavolo, alla polisportiva, il Milan è sempre stato molto, molto avanti. Luca, guarda qua, siccome abbiamo finito il nostro appuntamento, io ringrazio sempre Cristian Danzo, che è un nostalgico e che ci ha aiutato nel reperire anche questi pezzi di storia, non solo da Forza Milan. La prossima Milan. Volta ti racconto anche... la storia di quel cappellino. Bravo, hai preso il mio assist e hai fatto gol, alla prossima.